Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera, dove è andato? Ma l'ascolto, cioè, ma dove vai? Ci vuole. Buonasera. Buonasera. Allora, siamo al Prato con un altro ex. Lui però è un ex più pesante di te, perché lui è stato 10 anni. Nove. Vabbè, quindi insomma. Che ha postato, l'ex assessore Franco Dringoli, ha postato sui social una foto, no, relativa al Prato al termine degli eventi natalizi che hanno portato insomma questa marea di gente, e la situazione è questa qui. Che cosa voleva dire quella foto? Ma io non è che ho fatto commenti polemici, volevo evidenziare che la situazione è di notevole degrado, perché il parco non è il Prato, dico, non è un parco qualunque, è un parco monumentale con un vincolo diretto, e ovviamente c'è una situazione di notevole degrado. Ma si ripropone un po' sempre la solita, la nostra questione, cioè se i beni di valore della città, piazza grande o altri diciamo luoghi significativi come questo, devono essere utilizzati per gli eventi di massa. Io teoricamente sono favorevole, perché la città certamente va vissuta, va valorizzata, ricordo che appunto facemmo una serie di interventi, Piazza Grande, ma anche sul Prato, mi sembra nell'anno 2012, insomma, furono spesi 200.000 euro perché era allora molto degradato, che era una notevole siccità, e quindi fu fatto tutto l'impianto di irrigazione, furono fatti i cordoli, fu fatto un pozzo, insomma fu risistemato con un intervento di 200.000 euro. E che anche allora fu messo un disciplinare rispetto all'utilizzo, perché questi beni vanno utilizzati, però probabilmente vanno utilizzati con una certa accortezza. Un disciplinare per l'uso che mi sembra che con il tempo non venga, cioè venga messo un po' nel dimenticatoio. Ora è evidente che è stato fatto un evento di massa e quindi ha portato molta gente sicuramente. Diciamo subito che l'iniziativa è stata, cioè qui hanno messo iniziative da parte dei privati, quindi io pongo il problema che qualcuno debba comunque ripagare, ci sia, non so se c'è chiaramente una polizza assicurativa adeguata, perché qui non è che rinasce spontaneamente il Prato, qui va bisogno di essere rilavorato, riseminato, probabilmente i cordoli in molti punti che separano i vialetti dall'erba sono saltati, si presumo, però ancora da vedere, sono stati rotti anche dei tubi dell'irrigazione, perché con i mezzi pesantissimi che ci sono entrati. Quindi credo che non tutti gli anni non si potrà riproporre una situazione in questo modo, perché significherebbe, come significa quest'anno, spendere dei soldi della collettività per risistemare. Qualcuno ha detto anche dopo che venne il Papa successe la stessa cosa, ho letto tra i commenti di reazione sui social. Ma lì fu fatto proprio un intervento di copertura a spese della diocesi di alcuni danneggiamenti che furono creati, perché alcuni mezzi si crearono dei danni, eccetera. Questo ricordo. Infatti il tema si pone in questi termini, che i privati che lo utilizzano siano adeguatamente tutelati, cioè il comune si tuteli adeguatamente perché non vengano a spese della collettività risorse inevitabili, insomma. Ecco. Beppe, che ne pensi? Ma io penso che da parte dell'amministrazione questa volta c'è stata veramente un'idea che ha portato in città maree di persone, maree di turisti, che ha dato un ritorno alla città importante. Quindi penso che l'assessore si sarà posto il problema poi di quello che sarebbe successo al Prato una volta messe tutte queste strutture e una volta previsto l'afflusso di pubblico che c'è stato. E quindi penso che sarà nel conto anche la necessità di dover rimettere a posto questa situazione. Sicuramente, se è stata una persona accorta, penso che comunque sia questo progetto avrebbe portato a questa situazione. E siccome il Prato è stato soffrito per del periodo di Natale, quindi da metà novembre fino a Natale soprattutto, adesso abbiamo altri 10 mesi che deve essere soffrito, per cui dovrà essere fatto dei lavori. E penso che chi doveva, nel piano, nel budget fatto dall'amministrazione, ci sarà stato compreso anche la risistemazione complessiva non soltanto del Prato, ma anche della statua, perché mi sembra che abbia avuto problemi di, non so, però andrà lavata, penso che non siano sicuramente danneggiamenti pesanti, però comunque sia anche quella andrà rifatta, visto che poi era stata fatta recentemente la pulitura anche del monumento al Petrarca.
Quindi io sentirei anche l'amministrazione cosa dice in merito, ma sicuramente sarà stato previsto questo. E non infatti i turisti che vengono pagano adesso anche l'importo di soggiorno, quindi sicuramente sarà compreso lì l'importo per risistemare questa situazione. Non andremo a chiedere magari all'assessore Comanducci. Sì, sì. D'altronde è vero che questo è un parco secolare, d'altronde è vero che comunque sì, e questo è un polmone importante della città, storicamente sempre alla base per tutti i cittadini di Arezzo, perché il Prato è sempre il Prato, però dobbiamo tener conto che ha portato in città un notevole afflusso di persone e in questi momenti di crisi sicuramente a tante aziende avrà fatto anche bene. Allora, vedremo se c'è questa, è una domanda assolutamente interessante che speriamo che abbia risposta. Possiamo dire che è stato rimpianto in questi giorni l'assessore, ex assessore Dringoli, no? Dopo questa emergenza ghiaccio, no? Visto all'epoca si diceva sempre dimettiti, adesso come gira la ruota? No? No, vabbè, è chiaro che gli eventi, ci sono degli eventi su cui occorre sempre una puntuale attenzione, specialmente nel periodo invernale, da un giorno all'altro può verificarsi delle nevicate improvvise, come successe ovviamente quando ero assessore, io sono successo varie volte, anzi devo dire che questa amministrazione è stata fortunata perché non ha mai avuto eventi di quel tipo, mentre insomma nel periodo nelle amministrazioni precedenti ci sono state 3-4 nevicate ben significative, insomma, ecco, per la nostra città, ghiacciate notevoli, eccetera. Comunque, vabbè. Ma è colpa della regione che non ha mandato. È colpa del comune. Non c'entra la regione, perché il ghiaccio non c'entra la regione. C'entra la regione per ovviamente per gli eventi di grandi calamità piovose, ma non per il ghiaccio notturno che chiaramente può verificarsi. E soprattutto d'inverno l'attenzione deve essere posta alle rotatorie, ai sottopassi, ai sovrappassi e chiaramente a tutta la viabilità quando ci sono le temperature dopo una pioggia, una pioggerella che scendono rapidamente. Ecco questo. Sì, dai, bastava essere un po' accorti. La sera precedente è nevischiato da qualche parte, la neve si è sciolta immediatamente, ha bagnato la strada, io ero fuori, sono uscito a mezzanotte dal locale, era già tutto ghiacciato, quindi bastava un po' l'attenzione la mattina, essere presenti alle ore giuste, perché poi la gente, l'importante era sistemarla quando andava a lavorare. Non c'è stata attenzione da parte dell'amministrazione, dai, forse qualcuno dormiva la sera, andava a letto presto, non si è accorto cosa succedeva. Dai. Grazie a Franco Dringoli e ci vediamo domani.